Ciao a tutti, io devo fare una mia ulteriore petizione a Paolo che ci deve concedere 5 minuti in più perché fra un po' andiamo via. In quanto Enrico ha un impegno che fai, parli e te ne vai, non si può. E non possiamo fare tardi. Motivo di più perché non lo concedo. Bravo Paolo! Allora, siccome io sono un egocentrico e penso sempre passata la festa che ha fatto Luca. Dai! Voglio dire, sono un egocentrico e quindi penso che quello che dico io è importante. Quindi scusatemi, ma c'ho sta presunzione. Allora, voglio fare due o tre, diciamo punti di posizione per quello che riguarda la violenza. La natura è violenta, la natura non è una benigna madre, è una madre abbastanza inconsapevole, perché se glielo chiedete all'Aquila o a Modena vi dicono un po' che sono incazzati con la natura. Quindi quando si dice che la violenza non è utilizzabile, la violenza è una forma di comunicazione ancestrale, ma è la formula di comunicazione più antica che esiste. Perché? Perché se io mi trovo uno davanti che mi vuole scannare perché mi si vuole mangiare, io non posso dirgli prego accomodati, devo difendere la mia persona e devo quindi usare violenza contro violenza. È chiaro che la violenza va modulata, va utilizzata con consapevolezza, questo è il concetto. Quindi la violenza va usata contro chi già ti sta violentando. Perché se una ragazza, una signora, subisce violenza sessuale, non credo che sia contenta di subire violenza sessuale, fa di tutto e gli dai un bel cazzotto in faccia al violentatore se ci riesce. Quindi non è vero che la violenza è una cosa detestabile, è un potere che tutti noi abbiamo e che dobbiamo usare con consapevolezza. Allora, io un paio d'anni fa ho fatto una conferenza con Paolo in cui ero l'unico relatore di tutto un pomeriggio e ho parlato quattro ore di seguito. E il tema della relazione verteva sul concetto della moneta, ed è il motivo per cui siamo qui ed è il motivo che continuerò finché ho respiro e forza a fare e seguirò a divulgare. Perché? Perché la gente non sa che cosa è la moneta, come non sa tantissime altre cose. Perché? Perché la disinformazione è globale, è totale, è continua, è oramai una violenza che in particolare in Occidente avviene da circa 1600 anni in maniera professionale, in maniera proprio condotta massicciamente, attraverso tutti i metodi di comunicazione e di coercizione, anche la violenza appunto. Quello che però va ricordato è che l'uomo è in generale, salvo quei pochi infami percentuali che ci sono e che fanno violenza per far prevalere la loro tesi piuttosto che quella degli altri che umanamente se la scambiano, no? Noi appunto ci siamo dimenticati per esempio che la moneta era manifestazione di dono, la moneta era il dono del rispetto verso l'altro. Non ve lo so a dire perché in 10 minuti o un quarto d'ora, se Paolo in volta sua ce lo vorrà concedere, non posso affrontare un argomento così complesso, ma comunque quello che va detto è che oggi è possibile fare qualcosa di costruttivo, come si è potuto sempre fare e come quando ci hanno provato hanno fatto in modo di tarpare le ali a chi ci ha provato. Mi riferisco per esempio ad Abramo Lincoln oppure a John Fitzgerald Kennedy, che sono stati ammazzati, ma ce ne sono stati moltissimi anche recentissimamente ammazzati perché erano da soli che lottavano contro il regime. Noi invece di Alba Mediterranea abbiamo fatto in modo, e facciamo in modo, ed è per questo che siamo qui ed è per questo che facciamo tantissime conferenze, che la gente sappia e che ognuno di noi sappia e possa diventare un agente diretto e concorrente e antagonista al potere mondialista monetario. E quindi che cosa facciamo? Facciamo un'azione di divulgazione e di messa in opera di altri agenti che come noi fanno le stesse cose. Perché? Perché così potendo e facendo resta un po' difficile inquadrarci tutti, definirci tutti e sopprimerci tutti. Quindi noi sappiamo bene che rischiamo, molte volte siamo stati
minacciati, molte volte hanno fatto di tutto, non so elencarvi le cose che anche a me personalmente hanno fatto, perché sono veramente molto violente. La cosa però non mi ha spaventato minimamente, tant'è che sto qui e continuo a fare esattamente le stesse cose che facevo prima, ma questo per dire che è possibile combattere appunto anche con scarsissimi mezzi come ci abbiamo noi un potere così potente come quello bancario monetario. L'altro ieri sera, e poi arrivo alla fase diciamo propositiva, ho postato sul nostro sito web www.albamediterraneo.org cinque diciamo spezzoni di un unico pensiero filosofico di un amico che si chiama pensiero, anzi conoscenza cosciente, che ha messo a punto il diciamo risultato finale di una vita di studi sul sistema che ci controlla, ed è arrivato alla conclusione molto semplice, ma che molti non sanno, e che però diciamo anche poco tempo fa, circa 20 giorni fa, è stato detto dal pastore tedesco che governa la Chiesa cristiana, che la Chiesa cattolica e il Vaticano controllano circa il 46% di tutto denaro, i beni immobili esistenti al mondo, e quindi il 46% è una cifra inimmaginabile, circa 700 miliardi di dollari, che è quasi tutto il debito montato dalle banche con i prime rate, con i titoli tossici e quant'altro. Il Vaticano quindi possiede quasi tutti i beni reali al mondo, o con partecipazioni nelle massime comunque concentrazioni del potere al mondo. Come si può fare a combattere con questa gente, contro questa gente? Semplicemente adottando un sistema schematico mentale diverso. E il sistema schematico mentale diverso avviene attraverso l'operazione e la messa in atto di questa operazione e di questi strumenti, che in estrema sintesi si possono sintetizzare con la parola che abbiamo definito qualche anno fa, cambiale sociale. Ma la cambiale sociale ha molti aspetti ed anche molti strumenti, quindi all'interno poi è tutto uno scenario da andare a verificare, andare sui vari siti a cui fanno riferimento lì quelle cose, quelle coordinate che ti ho dato e che poi dopo vi do, e così lo sapete. Che cosa succede praticamente? Che il potere dell'umanità sta nel potere di ogni singolo elemento, ogni singolo atomo che compone la molecola, cioè ognuno di noi è portatore e a suo modo, a seconda delle sue capacità, delle sue potenzialità, ha un maggiore o minore potere, che però serve a confluire in questo grande potere che è poi quello dell'umanità e poi delle nazioni, dei popoli, delle genti, dei clan, delle famiglie e così via. Quindi il discorso è che bisogna cercare di frammentare e frazionare questo grande potere. E come lo possiamo fare? Solo facendo gradualmente affluire verso di noi, verso un nuovo modo di essere, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, quelli che oggi fanno parte delle varie collettività che abbiamo detto. E quindi che cosa bisogna fare? Lo strumento per far convincere che è possibile fare un trauma del genere, un passaggio del genere, è la cambiale sociale. Perché? Perché la cambiale sociale può essere emessa da ciascun cittadino autonomamente, e quindi può sottrarre il bene, le risorse e il potere che viene delegato, come abbiamo detto prima in qualche occasione, a chi ha la capacità di emettere poi ufficialmente, seppure illegalmente, il potere economico monetario. La moneta la puoi mettere in questo momento in Europa solo la Banca Centrale Europea, a cui nessuno si è mai sognato di dare la delega del nostro potere, a cui nessuno di noi ha mai delegato alle banche centrali nazionali questo potere, che a loro volta poi, senza neanche chiedercelo, come in questi casi anche il diritto sia nazionale che internazionale prevede, e cioè quello dell'intuitus personae, cosiddetto, che significa che io a Paolo, che mi è simpatico e capace, so che è una persona in gamba e che ha le palle, io glielo delego, ma a Enrico, che invece mi sta sul cazzo, non glielo do.
E mo non te li prendo più, È chiaro? Quindi, quando si fanno queste cose, i nostri cari governanti hanno fatto una serie di reati che non vi sto a dire, faccio denuncia agli OSA, chi vuole le può andare a mettere nel suo cronicario, così stanno anche lì in bacheca bene evidenziate. Quindi il discorso, per completare lo scenario logico che ho improntato, è che quindi questo strumento pone nelle mani di ciascuno di noi la sua capacità monetaria, che poi la capacità della sua persona, perché la capacità individuale, la somma delle capacità di ogni individuo in una società orchestrata come la nostra, in cui tutto viene monetizzato, sta appunto nella capacità di monetizzare queste capacità. E quindi il discorso, lì mi dice che devo tagliare, non lo so se devo tagliare per i 10 minuti o i 15 minuti, vabbè. No, puoi continuare per 5 minuti, però poi vi fermate che finisce il giro, no che versate. No, finiamo il giro, finiamo poi il 5 giro. Grande valore. Va bene. Allora, per tornare a come fare, la capacità di ciascuno di noi, quindi proprio la personalità, la persona, ecco, in senso greco, romano, latino e italiano, la persona è quella che vale, è il valore, è il valore, è la persona che integra il valore, e quindi poi è ciò che la persona sa fare, l'opera della persona che viene valutata, perché l'opera viene messa nel circuito economico. Quindi l'opera poi viaggia, può essere un servizio, una consulenza, un prodotto, un artigianato, un qualche cosa, che poi viaggia nell'economia della società in cui viene immessa, e che poi crea a sua volta ed induce a ulteriore valore. Quindi il valore di ciascuna persona poi viene implementato e plusvaluto ad ogni passaggio che questa opera viene trasmessa. Quindi l'integrazione del valore in questa nostra società viene poi messa nella moneta, che circola in un altro circuito diverso a volte analogo a quello del prodotto o del bene che è stato realizzato. Quindi è la moneta che integra il valore di ciascuno di noi. Quindi noi dobbiamo creare una moneta che non vada poi a confluire nel mare magnum delle banche, ma vada a confluire sempre molto distribuita, come un carico distribuito su una superficie, che sia uguale, equalitaria, appunto distribuita, utilizzabile da tutti, è come l'aria, cioè che sia a disposizione di un bene comune come l'aria, esattamente. Poi ognuno di noi sarà più o meno capace, se avrà più o meno fantasie e ci avrà più o meno potenzialità, allora lì si potrà fare un discorso di preferenza, di enfasi, di elogio, di premiazione di questa sua qualità, perché ci sarà qualcuno che fa i 100 metri piani in 9,50 e qualcuno che fa i 100 metri piani in 12-15 secondi, quindi non tutti siamo uguali e quindi tutti dobbiamo avere un riconoscimento differenziato. Però l'essenziale per avere la dignità e l'onorabilità di una persona che deve vivere una vita serena e tranquilla, quella devono averla tutti. Io molto spesso dico che tutti creiamo valore, anche chi è messo in stato di vita vegetativa, perché anche lui ha bisogno di crea a sua volta, induce valore, perché ha bisogno della macchina respiratrice, c'ha bisogno del tecnico, c'ha bisogno del dottore, eccetera eccetera, quindi crea quindi richieste, e quindi può creare la domanda in circuito nel regime complessivo di ulteriore bene. Ho finito. Grazie.